Il Comune di Salerno resta in prima linea nell'emergenza Covid-19 e questo è in sintesi il messaggio lanciato oggi dal sindaco Enzo Napoli, dall'impegno degli uffici competenti in materia di buoni pasto all'appello agli esponenti del mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura della città di Salerno, uno sguardo a 360 gradi su tutto ciò che si può fare per superare la fase 1 senza troppi danni e farsi trovare pronti per la fase successiva. Voglio approfittare per ringraziare ancora una volta le politiche sociali e il centro di elaborazione dati per un lavoro formidabile che è stato condotto spasmodicamente negli ultimi giorni. Noi siamo stati, credo, uno dei pochissimi comuni d'Italia a corrispondere i buoni di solidarietà ai nostri concittadini con procedure limpide, sottolineo 18 volte limpide, e trasparenti. Il buono di solidarietà è stato somministrato sulla scorta di una richiesta che è stata formulata senza assembramenti e senza contatti fisici, addirittura inviando dei WhatsApp all'amministrazione. I buoni pasti sono stati somministrati, ce n'è una parte residua che stiamo riconsegnando in queste ore perché le domande non erano fatte in un modo, diciamo, completo. E noi abbiamo telefonato cittadino per cittadino, noi, gli uffici hanno telefonato cittadino per acquisire notizie e poter rendere possibile la somministrazione del buono. Quindi sono state delle giornate complicate e ringrazio ora Salernitana Trasporti che si è messa a disposizione a titolo assolutamente gratuito per consegnare i buoni a cittadino per cittadino, in modo tale che non ci fossero spostamenti e non ci fossero assolutamente assembramenti. Credo che è un lavoro del quale io vado assolutamente fiero. Chi ritiene di muovere delle critiche che la sentano la diffamazione, ho letto su Facebook alcune dichiarazioni sciagurate, sappia che io mi sono recato personalmente, come fatto mio personale, a rendere una denuncia alla Procura della Repubblica. Chiesa di solidarietà anche da questo punto di vista. Noi abbiamo a Salerno delle eccellenti qualità, eccellenti associazioni che svolgono a tutto campo un'azione culturale che va valorizzata anche in questa fattispecie, in questa circostanza. Abbiamo tante emittenti pubbliche, tante emittenti private, chiedo scusa, tra quali voi per esempio, che svolgete una funzione di informazione alta e che potreste in qualche modo contribuire, come state già facendo, ma diciamo lo fate ora per motivi di informazione professionale, ma anche da questo punto di vista di una diffusione delle capacità artistiche locali, compartecipare a questa nostra iniziativa che è una chiamata alle arti vera e propria. Il sindaco di Salerno archivia anche le polemiche e le fibrillazioni dei giorni scorsi, quando alcuni consiglieri di maggioranza hanno firmato un documento redatto dall'opposizione. In molti hanno ritirato le firme e si preparano ad una riunione in videoconferenza indetta dal primo cittadino per domani sera, che avrà a tema la strategia da adottare per traghettare la cittadinanza verso la fase 2, quella che dovrà coincidere con la ripartenza a tutti i livelli. Siamo in sintonia continua e in ascolto con quanto fa il governo nazionale, ma soprattutto la regione Campania. Noi riteniamo che Enzo De Luca, la sua presenza sia stata provvidenziale per la regione Campania e quindi le sue direttive sono funzionali al contenimento della diffusione del virus, ma sono, come dire, lungimiranti perché stanno tentando di mettere in moto un meccanismo che poi arriverà a maturazione con tranquillità e con serietà. Il piano economico e sociale del Presidente De Luca credo che sia qualcosa di anticipatorio. Io per domani sera ho convocato una riunione dei gruppi di maggioranza, riunione telematica naturalmente, nel quale cominceremo a discutere sulle proposte, sulle iniziative da mettere in campo per la cosiddetta fase 2. Alcune di queste proposte sono state inviate dall'amministrazione al Presidente De Luca, perché il Presidente De Luca ha chiesto a tutti i sindaci e a tutte le amministrazioni delle idee da guardarsi, le abbiamo mandate, ma approfondiremo ulteriormente l'argomento in una serie di incontri dei gruppi di maggioranza, il primo del quale si terrà domani sera alle 6. Vabbè, l'opposizione, naturalmente fa l'opposizione, dice delle cose sbagliate, ma insomma ci sta. Ci sono alcuni consiglieri di maggioranza che invece hanno assunto delle posizioni che io ritengo sbagliate, ancorché sono consiglieri di maggioranza, hanno assunto delle posizioni sbagliate.
Molti consiglieri comunali hanno tenuto a precisare che quando era stato acquisito sul loro conto riguardo a delle adesioni ad un documento, hanno smentito questa loro adesione. Sono rimasti alcuni consiglieri comunali che da tempo si collocano in una condizione di differenziazione all'interno della maggioranza, ma non è da ora, sono un paio d'anni, rispetto ai quali noi abbiamo un atteggiamento di grande apertura e grande limpidezza, di grande lealtà da parte nostra, e siamo pronti ad ascoltare.